Oggi siamo all'Istituto Savornian di Brazza di Lignano Sabbiadoro. Oggi è il penultimo, diciamo, incontro del nostro Rodendo FUG. Questo tour ci ha permesso di toccare e di formare, informare diversi ragazzi e ragazze dalla montagna al mare. Quindi siamo partiti, diciamo, da Tarvisio, abbiamo fatto le colline di Cividale, abbiamo fatto, diciamo, Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone e anche altri territori inerenti alle province stesse. Quindi è stato un lungo lavoro che ci ha permesso appunto di informare e formare i ragazzi e le ragazze e quindi sottoporre la nostra indagine che ci permetterà di avere dei dati e quindi di avere, come dire, un'informazione di quello che questi alunni giovani nel periodo dell'adolescenza hanno come informazione dal ciclo mestruale all'informazione alimentare, come utilizzano i vari strumenti di comunicazione riguardo alla salute, se comunicano con i loro genitori o con chi comunicano, con i professori. Chissà che ruolo avranno gli istituti scolastici in questa indagine, quali saranno le informazioni che trarremo. Beh, questo lo sapremo nell'anno che verrà, quando inseriremo tutti questi dati all'interno di una piattaforma, la quale ci darà dei grafici. Questi grafici creeranno appunto questa indagine importante, unica in Italia, unica in regione. Quindi comunque ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Mi auguro che questa informazione e formazione potrà continuare nel tempo e sarà molto più facile entrare negli istituti scolastici per permetterci di appunto dare queste pillole, diciamo, di vita a tutti questi studenti nel periodo della loro adolescenza.